Salve ragazzi, questo è un vlog. Mi toccherà nuovamente annoiarvi con le mie chiacchiere, ma se lo faccio è per dare libero sfogo al mio desiderio di invitarvi nuovamente a due eventi che mi vedranno partecipe. Questi due eventi si concentreranno entrambi nella giornata di venerdì 8 aprile 2011. Il primo evento è Eloquenza Magistra, parole, voci e suoni. È una serata spettacolo che si terrà nell'ambito del mese della cultura e organizzata da Campania Felix, un'associazione non profit il cui presidente è Leonardo Brunacci. Il tutto si svolgerà nel Salone Convegni, centro polivalente culturale ex chiesetta della Pietà, sita in via San Francesco, Brusciano, provincia di Napoli, alle ore 18. Ringrazio di cuore non soltanto il presidente dell'associazione del centro culturale Campania Felix, Leonardo Brunacci, ma anche l'attore e scrittore Antimo Ceparano e lo scrittore Francesco Simeoli che mi hanno invitato alla serata. L'altro evento di cui vi ho accennato a inizio video invece riguarda la mia ospitata a Rete 1 Salerno. Sarò infatti nuovamente ospite di Giovanni Daniele nella sua trasmissione Effetti Speciali. E questo avverrà proprio venerdì 8 aprile 2011 alle ore 20:30. Sarà una diretta, quindi già sono emozionatissima. Oltre a me ritroverete anche altre persone e la serata si dedicherà principalmente al Festival Culture Giovani, che è un festival che si tiene proprio a Salerno, che si tiene a Salerno dal 13 fino al 17 aprile. Bene, vi anticipo che ci saranno tanti altri eventi, in più il 9 dovrò andare a Torino, ho già comprato i biglietti e in effetti chi mi segue su Facebook già lo sa, però non vi voglio anticipare nulla sul perché vado a Torino. Quando poi si avranno maggiori novità sicuramente vi aggiornerò sui fatti. Mi anticipo inoltre un'altra cosa, cioè che il 18 aprile sarò in onda su Radio Bagni, però ovviamente vi avviserò con maggiori informazioni più avanti, man mano che si avvicinerà la data. Per le info su tutti gli eventi di cui vi ho parlato vi rimando all'info box. Intanto vi invito a seguirmi sempre sulla fanpage di Facebook o sul mio profilo Facebook, perché rispetto ad un video riesco ad aggiornare maggiormente gli eventi e maggiormente la pagina. Ringrazio di cuore sempre gli amministratori, perché comunque sicuramente senza il loro intervento e il loro lavoro le pagine che mi riguardano non sarebbero così aggiornate. Allora, non mi dilungo oltre, vi ringrazio per aver guardato questo video, vi aspetto a Brusciano e spero inoltre che abbiate la possibilità di seguirmi ad Effetti Speciali. Vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Buona scrittura, buona lettura, buona creatività e namaste. Ciao!